Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai. La chiamano speranza, ma a volte è un modo per dire illusione. Ci penso da lontano ed ogni volta è come avvicinarti un po'. Per ogni anima tagliata, l'amore è sangue, futuro e coraggio. A volte sogni di navigare su campi di grano e nei ritorni quella bellezza. Buongiorno, siamo al 25 novembre, oggi presentiamo questa bella iniziativa con più associazione. Passo la parola ad Angela che ci illustra questo progetto e come è nato. È un'iniziativa lodevole questa, infatti ringraziamo Rita Nicastro che ha voluto coinvolgere le donne tutte proprio in nome delle donne. Perché? Perché questo? Perché oggi è vero, sì, è la giornata contro la violenza sulla donna, ma la donna non va ricordata solo oggi. Quindi che sia un grido questo contro ogni tipo di violenza, contro ogni tipo di discriminazione, contro ogni tipo di disuguaglianza e di subordinazione della donna. Come sempre Angela proponi una rete che si crea intorno all'arte e ovviamente al teatro e alla poesia, perché la poesia immediatamente coglie un messaggio, ma attraverso il teatro qual è il tuo intento di creare quelle suggestioni e soprattutto quei messaggi per riconoscere la violenza? Sì, con il mio ultimo spettacolo che ho scritto, si chiama Fuori c'è il sole, parliamo appunto di questo, di violenza, ed è volutamente crudo, ed è volutamente a volte fin troppo reale da lasciare il pubblico senza fiato. Perché questo? Perché l'intento è quello di mettere in evidenza l'orrore che una donna vive in determinate situazioni. È un po' un deterrente, mettiamola in questi termini qui, contro la violenza sulla donna. Poi ne approfitto, Maria, perché sei qui, so che anche tu fai tantissime cose per la donna, anzi le rappresenti con la poesia, e io come donna e come rappresentante della compagnia delle donne ti ringrazio pubblicamente. Anche a te ringrazio per il tempo che si spende per queste attività, perché è un tempo ben speso e soprattutto perché crea quella sinergia sul territorio per avvicinare le giovani, ma anche e soprattutto uomini, perché sì, anche gli uomini sono chiamati in questa battaglia. Certo, certo, gli uomini dovrebbero essere i primi a gridare contro la violenza sulle donne. Perché etichettare l'uomo come orco è secondo me sbagliato, perché ci sono molti uomini che sono il sole nel cuore per molte donne, quindi è giusto che l'uomo in questo caso si faccia portavoce contro ogni tipo di violenza e di abuso sulla donna. Iniziativa voluta da chi e come è partita l'idea anche di coinvolgere scuola e associazioni? Noi siamo l'associazione Ni Una Menos. Noi da tanti anni combattiamo contro la violenza di genere e per i diritti di tutti i cittadini e di chiunque subisca violenze o discriminazioni. Cinque anni fa abbiamo preso il nome e il logo delle donne argentine, che sono quelle che a livello globale subiscono più la violenza di tutte le altre donne, più femminicidi. C'è anche un film che si chiama My Country,
Country, la mia, con Antonio Banderas e Jennifer Lopez, che parla proprio di Ciudad de Juárez, che ne parla anche Serena Dandini nel suo libro Ferita a morte. C'è un intero cimitero di croci rosse, di croci rosa, tutte donne uccise e violentate e per le quali non esiste nessuna forma di giustizia. Per noi questo qua è un momento importante, ringraziamo tutte le amiche e gli amici che sono qua, ringraziamo soprattutto la scuola, la preside, la professoressa Amalia Benevento, che ci hanno dato l'opportunità di incontrare questi ragazzi. Sfortunatamente oggi li vediamo da lontano, ma noi con le nostre associazioni, che prima avevano altri nomi, ma non cambia il senso, noi abbiamo chiesto già tanti anni fa un 8 marzo lungo un anno e un 25 novembre lungo un anno, perché noi siamo qui oggi a parlare contro la violenza di genere e non vorremmo avere queste ricorrenze, non vorremmo ricordare tutto quello che sta succedendo, ma la settimana scorsa, proprio il 17 novembre, quando le donne dell'associazione, se non ora quando, della Calabria, avevano fatto un poster in cui si erano fermate a 91 nomi di donne massacrate dall'inizio di quest'anno, e invece ad oggi siamo arrivati già a 107 donne, sì. Un omicidio di donne ogni 72 ore. Per noi i numeri non significano niente, per noi ci sono dietro donne e vite distrutte, diritti violati, la Convenzione di Istanbul parla di violazione dei diritti umani, quando alle donne si toglie la libertà di uscire, di vivere, di lavorare, di poter vivere liberamente la loro vita e la loro sessualità. E soprattutto a queste ragazze noi ricordiamo questo, che amore non significa avere qualcuno che ci dice come vivere e quello che fare. Loro hanno diritto, come tutti, ad avere una vita di coppia, ad avere un compagno, una compagna che gli permette di fare i propri percorsi. Questo per noi, stavamo dicendo, è un piccolo step, per noi è un passaggio. È bello ritrovarci tutti insieme, per noi è un momento di festa. Ringraziamo soprattutto, oltre le autrici, Emanuela Sica, che è la curatrice, che ci ha permesso di proseguire insieme tante volte, di fare tante iniziative insieme, una grande amica delle donne. Ringraziamo soprattutto gli amici e le amiche dei teatri irpini, perché il procuratore, il capo della polizia, Gabrielli, qualche anno fa ha detto che gli unici reati in aumento sono i reati come omicidi contro le donne. E quindi non è più un problema di polizia, è un problema sociale e culturale. E quindi noi partiamo dalla scuola e dal teatro. Ringraziamo le donne della Compagnia delle Donne del Teatro d'Europa, Angela Caterini, ringraziamo gli amici Arianna, Nicole, Rossella Massari di Vernice Fresca, ringraziamo Paolo Capozzi al Teatro 99 Posti. Ognuno di loro ha fatto un percorso contro la violenza. Angela ha fatto un monologo bellissimo, Fuori c'è il sole, i ragazzi hanno fatto uno spettacolo che noi citiamo sempre, qualcosa non ha funzionato, perché se dopo tanti anni, partendo dalle donne suffragette, partendo dalle battaglie di donne come Artemisia Gentileschi e una donna che c'è tanto cara come Ipazia d'Alessandria, che ha portato la cultura e la conoscenza e che dei monaci hanno distrutto, hanno fatto a pezzetti e poi bruciati, anche se è brutto ricordare queste cose, ma noi vogliamo ricordare. E quindi noi ringraziamo il teatro irpino perché loro sono stati vivi in questo periodo. Il Teatro d'Europa ha continuato a lavorare, a stare vicino e a trasmettere la cultura e le conoscenze. È una cosa che voglio condividere con i ragazzi e con tutti voi e con voi giornalisti. Se c'è una cosa che noi non amiamo è quando si dice che questa città e questa terra è morta. Noi discendiamo dalla Magna Grecia e quindi noi discendiamo da chi ha creato cultura, conoscenza, filosofia e democrazia. Non lo dimentichiamo mai, discendiamo da donne forti che hanno portato avanti questa terra anche dopo il terremoto e quindi partiamo da questo, dalla nostra forza per creare tutti insieme un mondo migliore. Come sempre siamo qui per dire no alla violenza, quella violenza diretta e indiretta. Tramite ovviamente l'arte, il teatro, quali sono i nostri propositi? Beh, io credo che se l'arte non abbia una ricaduta sociale, non ha un ruolo fondamentalmente, diventa puro intrattenimento. Io credo che sia un dovere per l'arte, ma sia un dovere anche per le istituzioni, darsi da fare in merito alla violenza sulle donne, a partire dalle scuole, perché credo che sia, il problema sia
di educazione, intesa proprio nel rispetto degli altri come esseri umani, e poi sulla capacità di comprendere che stare con una persona non significa possederla ed esserne il proprietario. Sembra un passaggio banale per alcuni, ma diventa sempre più difficile capire come si sta trasformando questa società e in che modo arginare certi fenomeni, perché questo sulla violenza sulle donne è un argomento, come dire, lampante, che viene fuori quotidianamente con la cronaca, quindi è evidente, però al tempo stesso credo ci sia una sorta di regressione generale della nostra società. Non sono un sociologo, non sono un antropologo, non saprei dire perché e per come. Io mi guardo intorno e osservo le cose, poi attraverso il teatro cerco di comunicare le mie sensazioni. Più di questo non riesco a fare, non credo che sia nemmeno il mio ruolo d'altra parte. Paolo, oggi nel tuo ruolo cosa ti senti di dire a quelle donne? Beh, alle donne io dico di denunciare innanzitutto, di ribellarsi, di non sottostare. I momenti di crisi coniugali sono frequenti, ci sono, ma le modalità con cui vengono portate avanti cambiano di molto la realtà. E quindi di conseguenza io credo che alle donne posso dire solo di reagire e denunciare, non sottostare alle violenze. E agli uomini che conosco io credo che in qualche modo, almeno quelli che frequento io, rispettino le donne, immagino. Agli altri non saprei come rivolgermi, non saprei nemmeno che parole dire, se non violente. Grazie Paolo. Grazie a te.